Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: pregando, non sprecate parole come i pagani, essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il Padre vostro sa di quali cose avete bisogno prima ancora che gliele chiediate. Voi dunque pregate così: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Il cristiano non è uno che si impegna ad essere più buono degli altri. Sa di essere peccatore come tutti. Il cristiano semplicemente è l'uomo che sosta davanti al nuovo rovetto ardente, alla rivelazione di un Dio che non porta l'enigma di un nome impronunciabile, ma che chiede ai suoi figli di invocarlo con il nome di Padre, di lasciarsi rinnovare dalla sua potenza e di riflettere un raggio della sua bontà per questo mondo così assetato di bene, così in attesa di belle notizie. Ecco dunque come Gesù introduce l'insegnamento della preghiera del Padre nostro. Lo fa prendendo le distanze da due gruppi del suo tempo. Anzitutto gli ipocriti. C'è gente che è capace di tessere preghiere atee, senza Dio, e lo fanno per essere ammirati dagli uomini. La preghiera cristiana, invece, non ha altro testimone credibile che la propria coscienza, dove si intreccia intensissimo un continuo dialogo con il Padre. Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. Poi Gesù prende le distanze dalla preghiera dei pagani. Non sprecate parole. Essi credono di venire ascoltati a forza di parole. Tu invece, dice Gesù, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio a suo Padre, il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele chieda.